Perché è importante il ruolo dell'organismo paritetico e perché è importante diffondere le attività alla cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro? Allora, l'importanza deriva dal fatto che insomma, la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere per le imprese un investimento e non un costo. Per i lavoratori deve essere la cultura che dovrebbe essere vissuta tutti i giorni, proprio per evitare quello che vediamo nei numeri, quelli che sono gli infortuni sul lavoro. L'organismo paritetico dà l'opportunità proprio alle imprese e ai lavoratori stessi di avere un rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale, quindi una persona formata, che li assiste in questo caso per quelli che sono il ruolo che dovrebbe avere il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, in questo caso non aziendale, quindi un RLS, ma nelle imprese fino a 15 dipendenti, in assenza dell'RLS può essere nominato un RLST, quindi un rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale. E la sicurezza, come ho detto prima, deve essere vista come basilare, fondamentale in quello che deve essere un rapporto di lavoro e sapere insomma che quando uno va a lavorare poi torna a casa tranquillamente senza avere problemi, massimo è quello insomma che succede che nel numero dei morti che sono talmente alti insomma che tre morti come media, tre morti al giorno non è più tollerabile che succedano di questi fatti e l'organismo paritetico in questo dà questa opportunità.